Daniele, un tuo commento su questa purtroppo ennesima sconfitta del Verona? Cioè, il Verona fa fatica a giocare, fa fatica. Oggi ha avuto una buona fase difensiva per un'ora di gioco, ha cercato di contenere, ha chiesto il solito sacrificio agli esterni, la difesa è stata attenta, però c'è troppa differenza col Napoli. Il Napoli che poi nel secondo tempo stava sbagliando qualcosa di troppo, il Verona cercava di proporre, però alla prima giocata di qualità è entrato tra le maglie del Verona e ha segnato, dopo la partita si è chiusa immediatamente. Il Verona fa fatica, parte da lontano, molte volte rimane isolato Pazzini. Io credo che Toni sicuramente darà un buon contributo, è importante in questo senso il suo rientro, però deve cercare di usare qualcosa di più. Io credo che adesso con Frosinone ed Empoli inizia il campionato, di certo inizia con un grosso handicap, 6 punti sono pochi in 13 partite, ci vogliono 2 vittorie secondo me. Ecco, primo tiro di Jankovic dopo un'ora di gioco, insomma, dice lunga sulle difficoltà di costruire appunto trame degne di nota da parte della squadra di Mandorlini. Sì, sicuramente Verona fa fatica un po' a costruire, ha bisogno dell'appoggio della prima punta, ma molte volte gli esterni partendo da lontano arrivano stanchi e con poco tempo anche per sorprendere gli avversari. Sarà importante la crescita di Alfredson, che secondo me è il secondo giocatore più importante dopo Toni di questo Verona. I suoi assist l'anno scorso sono stati un fattore, quindi le due mezze ali devono partecipare di più e Alfredson con la classe e con i tempi di gioco che ha dovrà essere più vicino secondo me agli attaccanti proprio per rifornirgli. Verona ha tanti problemi in quella zona del campo, è mancato anche Viviani, un fattore nei calci piazzati, quindi non è facile, il lavoro di Mandorlini è difficile e quasi proibitivo. Credo che e spero che per il Verona che Toni gli dia una grossa mano. Ultima battuta, esordio del primo minuto per un giovanissimo Luca Checchin, classe 90. Sente, ti chiedo il tuo parere in merito. Molto bene, secondo me, molto bene, perché si è calato subito nel clima della partita. Fai fatica a capire se è destro o sinistro, perché conduce e calcia cambiando gioco con tutti i due piedi. Giocatore di personalità, chiaro che va rivisto, andrà rivisto anche in contesti diversi, però da un punto di vista dell'impatto sulla Serie A, per personalità, senso del gioco, equilibrio, veramente mi ha fatto un'ottima impressione fin quando ha retto.